Dai, 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 su. 3. Dai, cazzo, vai. Allenamento di spalla. Stessa Allenamento di spalla. Ciao. Bravo. Allenamento di spalla. Stessa impostazione di quello di petto. Partiamo da un lento avanti al multipower, come abbiamo fatto prima nella panca alta. Partiamo con 6 serie da 4 ripetizioni, prime 2 per settare il carico, 4 allenanti. Esatto, anche qui quando ci avviciniamo al cedimento possiamo stendere un attimo i gomiti per rifiatare e ripartire. Secondo esercizio, laterali singole con la carrucola altezza polso. Terzo esercizio invece, enfasi in accorciamento, facciamo dei cluster set in 6 minuti netti di alzate laterali con manubri. Zio Mike, alzate laterali parza e bassa, dopo vi facciamo vedere come le seguiamo io e Leandro. Ultimo esercizio per i tricipiti, sono delle estensioni singole dietro la testa fatte a cavo basso per non perdere troppa tensione, per non avere un carico zero a fine salita. Ci metteremo con un cavo di lato, non ci posizioniamo un po' di lato in modo da avere tensione. Come si chiama? Katana? Katana, ti ripresento quando Zoro mi deve fare. Sì, wow. Anche riferimento a One Piece. No, non si chiama katana qualcosa. La katana, le katana sono le spade dei samurai. No, non so se si chiama katana la spada, dico esercizio. Poi un nome si chiama tipo katana. Katana prete, le chiamo estensioni dietro la testa in modo italiano. Antonio è per la patria. Antonio è per la patria. No, è per capirci. Capito? No, è giusto. Perché è l'importante giusto. È il movimento fatto bene. Poi il nome si chiama Leandro, si chiama Michele, l'importante è grosso. Non è come Luca, non è come Luca. Abbiamo finito il petto. Siamo a metà. Abbiamo finito il petto, sono solo le 11, per finito il petto. Direi che per domani mattina andiamo. I prossimi 3 esercizi, solo il primo facciamo insieme. Gli altri mentre uno lo fa, gli altri lo fanno. Facciamo tutto insieme. Mentre uno lo fa, gli altri lo fa. È una continua scoperta. Mentre uno lo fa, il mio personaggio. Gli altri lo fa. Come il rap, come il rap. Ragazzi, questa è la prima serie allenante. Leandro, non ti muovere, facciamo vedere una cosa. Facciamo vedere che in questo esercizio, come già per chi ci segue sa, il gomito va tenuto sempre sotto l'asta. E in questo modo, cosa andiamo ad eseguire? Questo movimento qui. Ti trovi, guarda l'omero, stai facendo solo questo. Questa è un'abduzione di omero. Il movimento sta, il gomito sta facendo questo movimento, l'omero fa questo movimento. Quando l'abduzione si esegue non in intrarotazione, quindi non così, ma si segue così, il prime mover dell'alzata, il fascio del deltoide più coinvolto è il deltoide anteriore. Perciò cominciamo da un lento manubrio, quindi poco sul deltoide anteriore, poi passiamo a lavorare più nello specifico il laterale, prima con enfasi in allungamento, quindi con le, cosa facciamo? Laterali ai capi bassi, e poi con le laterali manubri dando enfasi in accorciamento, quindi passiamo al capo laterale. Ma no, non sti cazzi. Dai, forza! Su! È bruttissimo! Non lo sanno, Non mi devi far ridere! Allora, lui praticamente c'ha... è tipo la carne macinata qua dentro. Cioè, ragazzi, i primi 5 anni di palestra non mi sono allenato bene, mi sono allenato una merda. E quindi ho ginocchia, gomiti, polsi uccisi. Per cui quando mi toccano, schiocca tutto. E io, no, sotto carico, così non è niente, capito? Così non sente niente. No, no, però devi, sotto carico fa impressione. Allora, avete presente le porte nei film horror? È la stessa cosa. Che sei un uomo. È boh. Fammi brava, Natalie, smetti tu a fare un camera. Vieni a così non provare le esperienze. A provare le brezze. Lo stai registrando? Sì. Facciamo, allora, allora facciamo provare questa esperienza alla camera girl che toccherai. Gomiti. Yeah. Non darmi forza, metti solo la mano sul gomito. Metti. Qua? Sì, si fa. Muora. Questa esperienza bisogna provarla nella vita. Hai visto? Oh, mamma mia. Povera ragazza. Lui in realtà nei gomiti ha il fil di ferro. Hai fil di ferro nei gomiti. Capito? Fa senso. Oh, vai! Vai! Non ce la fa. Vai, lo so perché. Vai! Vai, cazzo! Vai, ce l'hai, sai, continua a spingere.
Continua a spingere. Su! Lascia, lascia. Giù, giù, giù. Giù, giù. La parte critica è qua, una volta che superi questa volta. Superato il 20. Ah, sa. A me è il 22. Oh! Abbasso? Sì, sì, 22. Ragazzi, ho preso un attimo io in mano la... Ho preso un attimo in mano la videocamera. Presento Daniele. Piacere. Mi raccomando, iscrivetevi, eh. Iscrivetevi al canale. Spero che non poi, mi ricordo dove si fa lo zoom. Quando andremo a Rimini... Non spoileriamo, non sappiamo ancora quando facciamo la gara, se la facciamo. Categoria, ovviamente, ma anche sì. Pusce il petto, vai, va. Oh. Un po' di petto. Ragazzi, se avessi il suo petto non avrei problemi nelle gare. Invece... non si può avere tutto dalla vita. Comunque, se vi interessa la cosa, lasciate un like, un commento, lo portiamo sul canale. A parte che non mancherà sul canale di Antonio, però ve lo porto anche sul mio. Workout Memphisic contro Classic Physique. Lo fa? Fatto faccia. Però di dorso, va. Così esatto. Che alla fine le gare si vincono di dorso. Posso, quindi... posso confermare. Lui lo può confermare. Quest'anno di dorso. Lea, e la serie. Serie? Pro guardo. Ragazzi, sono solo le 23 serie. Oggi Leandro ha detto non facciamo tardi. Ecco. Sta sempre con la fotocamera in mano. Ho fatto anche il video dello shooting. Sul ma sito. Oggi abbiamo la camera girl. L'applauso alla camera. La cameraman. Camera girl. Però attenzione. Se ve la ricordate quella del video precedente che faceva ciaccazione Leandro Chi. Vede bellissimo quella parte. Vai, ultima. Non l'aiuto, amica, ce l'ha. Sticking point, qua devi spingere, qua devi spingere. Vai, spingi. Vai, spingi. Partorito. Quando fai il coscio? Voglio provare a convincerlo a fare un leg day. Oh, io e te ci siamo. Però noi facciamo lo squat, no? L'ultimo leg day che abbiamo fatto insieme risale a dietologo, si allena con un cliente. Parte 4, però parte quello 4. Uscito secondo me peggio. Del 2023. Siamo troppo stanchi. Bellissimo quel video. La prima mattina, senza dormire. Però bei tempi. Registrati da solo. Io mi divertivo un sacco. Prima mattina lui veniva sempre tardi. Ma mo... Oh, Anto! Focus. Uno, due, vai. Ultima. Spingi, cazzo, vai, spingi, ce l'ha. Sto toccando, devi solo spingere. No, ce l'ho. Sì, Kurt, giù. Porca, cazzo, fai male. Qua. Qua. Sì, Kurt. Giù, sì, Kurt. No, su, giù. Ragazzi, allenatevi in sicurezza. Un infortunio prima di una gara ci compromette tutto. Porca troia. Seconda cazziata in una serata. Ragazzi, una cosa che non abbiamo mai raccontato nel canale è come ho iniziato a seguire Leandro, perché per i primi mesi tipo si allenava qui, poi dopo ho cominciato ad andare a Roma al lavoro e quindi ho cominciato a seguire online, poi è tornato qua e si è trasformato. Vale, racconta, mi ricordo un cazzo. Aspetta, allora spieghiamo un altro pezzo di storia. Io e quel ragazzo l'abbiamo fatto le scuole medie insieme e diciamo si vede che hanno la stessa età. Hello. Aspetta, vieni qua. Io e lui abbiamo fatto le scuole medie insieme e ovviamente non eravamo nemmeno il minimo di come siamo adesso. Io ero molto magro. Lui era molto magro. E un giorno vidi una sua foto su Instagram, non ci sentiamo da anni. Ed era tutto fisicato con la zona. Io giustamente già mi allenavo, però. Spoiler, secondo me. Ero secchissimo. Ho sempre avuto la pancia. Ero secco, ero un po' vabbè, però per chi. Cioè, soprattutto per chi non ti conosce, vedi un fisico, oppure se è secco, perché poi tu una volta che comincia a fare palestra, comincia anche a distinguere chi è più magro, chi è più muscoloso, eccetera. Però appena vedi un fisico ti piace e basta. Quindi ho visto il suo fisico su Instagram e le ho detto: ma chi ti segue? Lui mi ha detto il nome di quel maledetto là. Non l'avrebbe mai fatto. Ecco, ho fatto lo sbaglio più grande della mia vita, perché poi l'ho conosciuto e adesso siamo andati anche in vacanza insieme, quindi quel rapporto si è un po' stretto, un po' amplificato e la mia vita è peggiorata. Però quando mi sono trasferito a Roma, perché sono stato un anno e mezzo a Roma per lavoro, mi seguiva a distanza. Ed è stato durante il periodo del Covid, quindi l'anno peggiore della mia vita in termini di allenamento, dieta, eccetera, perché ho cambiato praticamente tutto, mi allenavo con le casse d'acqua nella camera, perché una camera. Mi allenava tipo due volte sì, una volta no, il petto con la spalla più o meno qua. Metti la spalla dietro. La volta dopo il video del petto con la spalla qua. No, all'inizio ho fatto a venire da vicino ad allenarsi nella palestra dove si allena il suo amico delle scuole medie. E lì ha cominciato ad avere la svolta a livello fisico. Questo perché il secondo messaggio che deve passare è che per costruire le basi di un fisico non ci vuole né la scheda perfetta,
quindi se poi fate fare una scheda perfetta è meglio sicuramente, e nemmeno un effort particolarmente alto che vi dovete spremere, però la tecnica, cazzo, cioè se non imparate la tecnica, a tenere la tecnica, non potete essere longevi in allenamento e non potete dare uno stimolo riproducibile al muscolo. Poi quando la tecnica è buona, ok, scassatevi, ok, fate le schede stupende, ok, allenatevi 5-6 volte a settimana, 4 volte a settimana, però prima cosa la tecnica. Lui con la scheda perfetta, sia quando si allenava in palestra, sia quando si allenava con le casse d'acqua a casa, non ha avuto gli stessi risultati di quando ha iniziato ad imparare un minimo di tecnica. Quindi, raga, tecnica, tecnica, tecnica. Cioè, da dire che hai sempre avuto una buona struttura, perché mi ricordo che comunque i bicipiti erano grossi. Sì, sempre stato avanti di braccia e schiena rispetto a... Raga, se uno non sa la struttura, non va a vincere le gare. Capito? Fa il fisico, sicuramente migliora la sua versione di sé, ma non vince le gare. A meno che non va nelle gare di paese, capito? Però noi non andiamo nelle gare di paese. La prossima volta vi racconto invece il mio primo check d'Antonio com'è stato. E spoiler, io ve lo ricordo perché è stato l'evento più traumatico della mia vita. C'è stato di tutto, body shaming con la pala, proprio tantissimo. Da quando ho aperto la porta, cioè, pensa, io non lo conoscevo, ero il suo cliente. Ho fatto body shaming da come un maledetto. Poi però lo voglio raccontare un video a parte, perché voglio prendermi un po' più di tempo per raccontarlo meglio e buttargli fango, così, 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 lo, così non andate da lui. Facciamo lo speciale 1000 iscritti. Speciale 1000 iscritti, la prima visita, riviviamo la prima visita. No, prendi tre atleti storici, me compreso. Più si sale, più quest'angolo si va a creare e quindi l'esercizio diventa leggero. Capito? Spingi col gomito. Ah, un errore frequente per cui non si sente questo esercizio è proprio la spinta di polso. Non si spinge mai così. Si lavora l'avambraccio, lavora il gomito. Non deve lavorare la spalla. Questo è sbagliato. E questo è corretto. Lea, dopo mettici una bella freccetta da sopra, una bella dritta. Un'altra cosa vuol dire che sbaglio nel piegare i gomiti. Sì, vabbè, ragazza. Quello succede soprattutto per rendere più leggero l'esercizio. Di per sé può anche non essere considerato un errore, purché l'angolazione del gomito resti costante, semplicemente hanno caricato troppo. Capito? Poi ci stanno ragazzi, tipo la camera, per lui che la fa, perfetto. No, vabbè, l'altra volta abbiamo visto. Pianissimo, gomiti indietro, vai. Uno, due, petto fuori, non perdere il petto, non perdere il set, vai, sali, sali, cazzo, sali, 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 spingi, tienilo qua il gomito, spingi, spingi. Sali! Non è che stanno scottendo. No. Sali! Strammatizziamo, ragazzi, strammatizziamo. Ragazzi, in gara a giugno e siamo a febbraio imparando a fare la French press. Ottimo. Grazie. Daniele, grazie. No, grazie. Gira mia fotocamera. Ok, questo per far passare il messaggio che la potenzialità è altissima. Cioè già c'è il fisico, non allenandosi in modo impeccabile. Ora che verrà ad allenarsi un pochino più spesso con noi, migliorerà anche la tecnica, di conseguenza anche le qualità estetiche e prestative. Giusto, Zio? Bravo, un applauso al dopo. Sono montati da Leandro, sono montati sono tutto posto produzione. Sei così bravo che potresti fare il personal trainer. Tutto posto produzione. Veramente, sei sprecato. Mo cambio partita. Facciamo... Oh, sono assassino. Non le conto, non le conto. Maledetto te. Io sto soffrendo per voi. Vado a mettere la scelta. No. Ma la messi, dai. No. Quante scelte. Ma questo con io quando mi blocco i peli. Porca troia. Questo è poco scelto. Ah, perciò hai detto netti, no. Netti. No, io pensavo, metti.
4.20. Meno male che c'è il video, perché senza il video sarebbe molto ambiguo. Audio. Ancora una. Ok, due. La fermo. Ok, sta più giusta. Dove sta? Non so più qua. Io ce l'ho nascondo. Sono nel bagno a casa, tu l'ho vista là. L'unica foto che sta nel, sul tavolo. L'unica. Accento di questi momenti. Vedi questa buco così? Il nostro nuovo posing coach, Leandro Pipinti. Magari. No, lo stiamo insegnando, sta imparando. E devi questi sono esiti di frustato per non fargli sentire che non di danza laterale. Qui contrai laddove non fare il pago. Cercando di posare. Contrai forte, fa un crunch. Forte, fai anche. Ok, senza chiuderti però. Resta sempre aperto. Capito? Quindi apri. Che bello. Qui morbido. E frontale chiudici con questo. Qua devi curvare, devi fare questa, questo twist qua. Esatto. Quindi qui metti il bacino fisso e ruoti. Guardate, qua si crea la curva. Rilassa. Da quest'altra parte già non si deve, si deve intravedere, no? Non è che... Ah, l'importante è che tieni le spalle fronte sulla stessa linea. Sì. Perché più si crea questo effetto a V, più ai giudici piace. Perché cioè devi avere le spalle larghe, il dorso largo e la vita stretta. E devi valorizzare i punti di forza che c'hai, capi? Sì. Sento che tu sei più carente di dorso, però magari hai le spalle un po' più ampie. Allarga sti spalle, fai proprio larghe e cerca il più possibile di dare enfasi al dorso. Michele, ti puoi spiegare come vuoi far vedere i muscoli? Quello là. Di là, sempre di lato, il disco del twist, devi fare vedere sempre questo fatto della tua. Mica faccio vedere i tuoi muscoli. Muscoli seri. Ragazzi, seguitemi su Instagram, antonionotaro.dietologo. Aiutatemi a raggiungere i 10.000 follower di nuovo. Poi di lato, un'altra volta. Allenamento finito. Abbiamo fatto petto, spalle, tricipiti. Mezzo. E mezzo. Come sempre abbiamo fatto presto. Bravi consoli. Dobbiamo andare a cenare, ragazzi. Se volete altri video, il martedì noi possiamo allenarci qui. Spero che Michele venga sempre. Ma dovete lasciarci un like, ragazzi. No, non facciamo. Però ci dovete lasciare un like. Questi sacrifici. Quanti like? Perché i video di allenamenti stiamo portando alle 6 di mattina o alle 11 di sera. Così siamo da soli in palestra. Possiamo metterci a spiegare, ad allenarci. Anche perché è l'unico momento. Però una vita di merda. Aspettare i brufoli a Michele, ok? E quindi se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, sia il mio che quello di Leandro Chipinti. E lasciamo in descrizione. Non Leonardo, mi raccomando, Leandro, non Leonardo. Non ci fate arrabbiare. Esatto. E cognome inverno. A parte questo, like al video e alla prossima. Ciao a you. Ciao. Sono bello. Boh, andiamoci a fare la doccia di filtro. Te ringrazio. Voglio molto notare.